Guarda, è una cosa grave. Dov'è il capitano? È lì che medita. Silenzio, imbecilli, che mi distraete! Non lo vedete che sto riflettendo? Non sto parlando con te! Che dicono? Deve saperlo. Sai, mi ha detto medito, gli dico di no, non so cosa vuol dire. Posso, capitano? No, chi sei? Sono io, ma c'è anche lui. Lui chi? E dove siete? Perché mi dai del voi? Perché, ma dove sei? Qui, non mi vedi? No, non ti vedo. La vedi la colonna? Sì, perché? Perché io sono sempre là dietro. Fermati! Oh. Ah, finalmente riuniti. Come va, hai meditato abbastanza? La manovra del nemico è sui due fianchi. Giuseppe mi impegna col pretesto della cugina e l'altro arriva coi 30 milioni. Che sono fichi secchi, no, i milioni erano... 40, li ha visti mio zio. No. 1.400.000 nuovi franchi, che è molto. Oh, tu sei sempre tutto e insegna tutto. Solo a chi viene a studiare. Silenzio, vacca balena! Calma, un uomo forte si fida del cervello e non degli impulsi. E tu che fai? Ti rendi conto che se voglio ti sbrano? Fate pure i corsari. Io faccio finta di niente, li distruggo e poi li impicco. Ah, un fucile! Trovatemi subito un fucile, sono il milionario e si presenta candidato. Sta calmo, è impossibile. Come fa? Se non è elettore qui, come può essere candidato? Eh già, non può essere. Ma si può iscrivere fino a domani a mezzogiorno, perciò stiamo in guardia perché questo è possibile. Già! E io sto a aspettare che questo arrivi e mi prenda di sorpresa? No, datemi un fucile! Voglio. Senti! Aspetta. Fermati, è inutile. È il solito attacco di febbre del Mar Giallo. Brigati, non hai un po' di chinino? Chinino forse sì, che cos'è più o meno?